Cari amici, lontani e vicini, Massimo Ristuccia continua le sue puntate esclusive sul passato che sicuramente non tornerà più, ma che negli eoliani tutti, compresi quelli che ancora devono nascere, resta. E questi ricordi producono uno stato di conservazione immortale. Caro Massimo, oggi che ricordi? Allora, oggi parliamo della colonia marina di Vulcano del 1949. È un qualcosa che a me, ovviamente, mi lega da un punto di vista affettivo, anzitutto, e familiare, perché c'è mia madre, e poi avrò modo di dirlo, come diciamo noi, inciufolato, in qualche fotografia si vede pure mio padre, ma poi spiegherò anche il perché. Allora, a parte ovviamente l'enorme valore affettivo per me, ma tra l'altro è molto importante perché è l'unica testimonianza che abbiamo, proprio fotografica, di un pezzo di storia eoliana, anche tutto sommato. Cioè, nessuno mi ha mai fatto vedere o non mi ha mai visto fotografie della colonia marina di Vulcano. Purtroppo non abbiamo nessun riscontro cartaceo, documentazione. Io ho provato un po' a chiedere, a cercare, ma probabilmente neanche esiste più, perché negli anni, chissà, questi documenti saranno stati pure distrutti, non esiste più. Però, insomma, c'è una documentazione fotografica, io ho conservato, ho avuto la fortuna di trovare a casa circa 10 fotografie che restano, ripeto, oltre che un grande ricordo familiare, anche una bella testimonianza storica di un episodio, di una vicenda, di uno spaccato di storia eoliana. Io, visto che, come ho già detto e mi piace fare, quando ho un qualcosa, però insomma mi piace anche approfondire, senza farla troppo lunga, insomma, nel tempo che abbiamo a disposizione, vorrei dire però due cose in generale sulle colonie marine, insomma, iniziare parlando un po', dicendo due cose in generale, perché ho avuto modo di approfondire, di cercare, di consultare, eccetera, eccetera. E da quello che mi risulta, le colonie marine, che in un primo tempo venivano chiamate ospizi marini, abbiamo degli studi in Italia che risalgono al 1800, in particolare c'è stato un dottore toscano che fece nel 1834 un bellissimo studio, forse il primo in Italia, sull'effetto positivo del mare, del sole, nei confronti di bambini in particolare affetti da tubercolosi, rachitismo, eccetera, eccetera. Tra l'altro ho letto proprio una cosa molto bella, che l'editore di questo libro, libricino, pubblicandoglielo, si augurò che altri medici si interessassero all'argomento affinché, insomma, le colonie marine, gli effetti benefici potessero prendere piede. Poi ho visto che c'è un bellissimo anche studio di un dottore americano del 1855 e la cosa comunque in Italia comincia a prendere piede, perché poi qui, insomma, facciamo una premessa di fondo in generale, ecco, qui gli aspetti delle colonie marine, qualsiasi siano, di qualsiasi forma, modo, appartenenza a un ente, in sostanza sono due: l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale di assistenza. Quindi già abbiamo queste testimonianze, come dicevo, da un punto di vista di ricerche mediche che partono da 1800 in poi come aspetti curativi, il sole, il mare, la talassoterapia, elioterapia, combattere la tubercolosi, rachitismo, eccetera. Intanto in Italia cominciano a prendere piede, arriviamo poi pure già alla vigilia, arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, si interessa anche la Croce Rossa Italiana, poi ci sono sempre avvenimenti, tra l'altro, vedi, tornando al discorso che dicevo prima, la povertà e il discorso dell'assistenza e quindi l'aumento anche di problematiche sanitarie spesso è legato a tragedie, come può essere la tragedia della Prima Guerra Mondiale, ma anche il terremoto di Messina. Allora, uno a questo punto dice: ma cosa c'entra adesso il terremoto di Messina?
Allora, qui mi voglio allacciare a un discorso di testimonianza fotografica. Allora, oltre a quelle che poi parleremo tra un po' noi delle nostre fotografie di Vulcano del 1949, esistono una documentazione fotografica notevole di vari posti d'Italia, ma proprio di Messina, forse, da quella che ho visto io, c'è antichissima, antichissima intendo 1900 e qualcosa, perché cos'è che ho scoperto, ho trovato? Che praticamente dopo il terremoto di Messina, la Croce Rossa degli Stati Uniti venne in soccorso alla popolazione di Messina, ma come altre nazioni, insomma, questo adesso non ci addentriamo nel discorso del terremoto di Messina che abbiamo fuori argomento. Tra l'altro, in un testo della Croce Rossa degli Stati Uniti si vede una fotografia che loro dicono con la nave che sta arrivando a Messina, passano al largo dello Stromboli e fanno una fotografia che io avevo già pubblicato anche in un'altra occasione. Quindi abbiamo fatto pure questa piccola divagazione. Allora, della Croce Rossa di Messina c'è una testimonianza fotografica notevole, c'è una bellissima fotografia, tra l'altro, Ospizio Marino Lido di Mortelle Messina American Red Cross, che ci sono sti panche nella spiaggia proprio, con una lavagna, un coso. Quindi probabilmente la Croce Rossa americana è rimasta anche in anni successivi al terremoto a prestare assistenza, ad aiutare la popolazione di Messina. Tante di queste fotografie sono state pubblicate in vari siti, gruppi, associazioni di Messina, ma io so che tante ancora ci sono in chi ha acquisito, insomma, i diritti negli Stati Uniti e non si sono viste. Di fotografie, ad esempio, in Sicilia ne esistono tantissime, che testimoniano anche varie colonie marine che erano presenti in Sicilia. C'è un gruppo pubblico che se uno si collega al link li può benissimo vedere, che si chiama un'associazione degli Iblei, ora non voglio sbagliare la pronuncia, non so se si dice Mazzara o Mazzara, comunque c'era anche lì una colonia marina e loro hanno e li pubblicano nel loro sito una marea di fotografie sulla colonia marina. Poi ci sono anche due o tre bellissime fotografie e qui siamo negli anni 20, anni 30. Di Termini Imerese, di Sciacca, però alcune di queste fotografie, tra virgolette, io dico purtroppo, insomma, da un lato capisco anche, appartengono ad enti o ad istituzioni statali che in via del tutto eccezionale te li fanno vedere, ma solo così, insomma, per averle bisognerebbe chiedere un'autorizzazione, pagare, eccetera, eccetera, per cui il discorso diventa insomma, complicato. Eravamo rimasti al terremoto di Messina, prima guerra mondiale, arriviamo al periodo del fascismo. Il periodo del fascismo, poi, diciamo che questo aspetto sociale o sanitario diventa anche uno strumento di propaganda. Insomma, come tante altre cose, si fa propaganda perché dice noi stiamo incentivando, aiutando, eccetera, eccetera. Del periodo fascista, senza entrare in merito assolutamente, io mi rimango solo ai fatti, non voglio entrare assolutamente in discorsi politici. Comunque, effettivamente c'è stato un incremento di queste colonie marine o montane, e tra l'altro ne sono state create tantissime con la classica architettura fascista. Ancora oggi esistono alcuni di questi edifici, purtroppo in alcuni casi abbandonati, che non sono stati mai riqualificati, ristrutturati. Anche in Romagna, ad esempio, ce n'è uno. E a proposito di fascismo, ecco qui, dobbiamo dire anche una cosa proprio sulla nostra colonia di Vulcano, perché magari poi avremo modo queste fotografie, magari di farle vedere su questo notiziario in un'altra occasione. Nella colonia marina di Vulcano esiste una fotografia che ha pubblicato Parasiliti in un libro che in realtà è un libricino, anche se è sulla Pomice, ma dove lui inserisce altre fotografie di Lipari, anche se non attinenti alla Pomice, ed è un libro pubblicato negli anni 30, forse la foto è anche di qualche anno prima, ma siamo in pieno periodo fascista. Tra l'altro si arriva a leggere Opera Nazionale Fascista, qualcosa del genere, quindi la colonia marina di Vulcano possiamo dire che esisteva già nel periodo fascista.
Altra bella cosa che si può fare un paragone, un confronto, è che poi in realtà di fotografie della colonia marina di Vulcano, ma solo dello stabile, c'è una cartolina che poi ha riprodotto in uno dei suoi libri, ha riportato Renato De Pasquale. In questa cartolina già si nota la recinzione esterna, recinzione intesa come muro, cioè era stato creato un muro esterno, come poi vedremo nelle fotografie della colonia marina di Vulcano del 1949. Quindi probabilmente prima esisteva solo una recinzione di paletti, tipo una rete con un cancello di legno, e poi è stato creato invece proprio un muretto esterno a recinzione dello stabile. Dopo il fascismo, in realtà è la seconda guerra mondiale, quindi ancora problemi di assistenza a famiglie povere, rimane sempre l'aspetto anche sanitario e sociale di assistenza. Le colonie marine, cambiando un po' leggi, norme, eccetera, continuano a esistere. Tanto avremo, come poi avremo modo di dire, quella di Vulcano che dei patronati scolastici, abbiamo colonie marine. Arriviamo fino agli anni 50-60, ci sono le colonie marine per i figli dei lavoratori ferroviari, degli impiegati statali, colonie marine, ecco, di vario genere. Io una cosa che vorrei sottolineare è che ora che siano dei patronati scolastici o di qualsiasi altro ente, istituzione, eccetera, comunque proprio per il loro fine assistenziale, sociale, godevano di un trattamento di favore dal punto di vista, diciamo, giuridico e fiscale. La colonia marina dei patronati scolastici, anche questa regolamentata da varie norme che negli anni si sono succedute, in realtà il senso qual è? Già la parola ce lo dice, è aiutare da un punto di vista scolastico, quindi fornendo libri, fornendo assistenza, dando la possibilità a bambini che frequentano la scuola elementare di famiglie bisognose, di avere un aiuto. E poi dall'altro diventa anche un discorso di aiuto familiare, nel senso che magari il marito, il padre lavora, la moglie, anche in con una famiglia magari in condizioni economiche non tanto benestanti, insomma. E questo fatto che i bambini trovavano, avevano un modo di ricevere un aiuto materiale, ma anche morale, uno svago, insomma, quindi è un aiuto sotto vari punti di vista. Poi che cosa succede in realtà? Le colonie marine probabilmente, qui ora non so, ognuno potrebbe dire la sua, ci dovremmo dilungare. Alla fine degli anni 70 c'è una legge nazionale del 77, che poi definitivamente in Sicilia, una legge regionale del 79, vengono chiuse. Tutte le competenze stabili, eccetera, eccetera, passano ai comuni. Dopodiché la colonia marina, diciamo, di per sé è sparita, cioè negli anni 80 praticamente non se ne ha più traccia. C'è chi dice per un discorso di calo demografico o anche perché ormai c'è un certo benessere per cui quest'opera è miglioramento anche di condizioni sanitarie, diciamo, quindi sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista del benessere che si è venuto a creare, non c'era più bisogno. Io una cosa volevo dire, che a me quando mi fa piacere sottolineare queste cose quando uno approfondisce degli argomenti. Io mi ricordo che l'ho pubblicata anche questo, tornando proprio, ecco, al bisogno anche e aiuto a famiglie bisognose proprio di Lipari. Noi stiamo parlando del 1949, ma c'è un bellissimo articolo di un giornalista della Stampa, Francesco Rosso, che è venuto diverse volte a Leoli, che pubblica un articolo citando l'appello che fa padre Paino, padre credo che era ai tempi, sto parlando però degli anni 50, qui è 60 Sì, di anche Marina 60, Corta, di Marina aveva la chiesa Corta. di Marina Corta. Esatto. Quindi fino agli anni 60 lui pubblica questo articolo dove padre Paino lancia tipo un messaggio di aiuto per i bambini di quella zona di sopra la terra, parlando proprio appunto di un problema di povertà di diverse famiglie. Quindi si capisce che ovviamente è un problema che sicuramente c'era, c'è stato fino a ora vogliamo dire gli anni 60, 70, comunque.
Diciamo che la colonia marina. Erano nel... i piedi scalzi di Lipari, sì, gli abitanti, sì, di Supraterra allora. Sì, diciamo insomma che qui effettivamente questo aiuto da un punto di vista, in questo caso scolastico, ma anche quindi continuava a essere un aiuto sanitario e assistenziale, serviva anche a Lipari praticamente, diciamo così. Allora, le fotografie della colonia marina di Vulcano del 1949 sono tutte datate agosto e settembre. Io ovviamente ho il retro nel retro della fotografia, io avendo gli originali, sono tutte datate agosto e settembre. Ora, io ripeto, non avendo una documentazione cartacea, noi su alcune cose non abbiamo certezze. Quindi che la colonia, il periodo della colonia fosse solo in quei due mesi, io non lo so. Tra l'altro uno sfizio che mi era venuto così di pensare era, ma nello stesso anno non è stato girato anche il film Vulcano con la Magnani? Chissà se le due cose si sono mai incrociate. Però da diversi libri che io ho di biografie di Anna Magnani, si dice che le riprese del film sono finite a luglio. In uno di questi c'è anche una bella fotografia mentre festeggiano, lei che sta tagliando una torta con altri attori, membri, tanta gente lì di Vulcano, per cui è probabile invece che non si siano mai incrociati. Altra cosa che non abbiamo una certezza, però me l'hanno confermato anche delle persone di Lipari, ecco, le fotografie che vedremo, che vedranno insomma i nostri amici, sono tutti maschietti, tutti ragazzi. Però io so, mi hanno detto che l'hanno frequentata anche delle bambine di allora, per cui probabilmente, non so, possiamo dedurre che c'era tipo un turno maschile e un turno femminile, sì, diciamo così. Certo. Ora non lo so, io ecco, per non dilungarci, se no andiamo fuori i tempi, verrei proprio alle nostre belle fotografie. Allora, io partirei con quella dove... Per me, ovviamente, è inutile che lo risottolineo, qui già c'è un grande insomma, ricordo affettivo, perché si vede proprio solo mia madre, davanti proprio all'ingresso, quindi già, diciamo, siamo già oltre la recinzione esterna muraria, proprio di fronte alla porta d'ingresso. Ma al di là del mio aspetto affettivo di mia madre, perché è importante questa foto? Perché se si vede sopra, anche ingrandendola un po', si arriva proprio a leggere che quella di Vulcano era una colonia marina dei patronati scolastici, del patronato scolastico di Lipari, colonia temporanea con pernottazione. E poi si arriva anche con più difficoltà a leggere che i fondi arrivavano dal Ministero dell'Interno e non si legge bene, non si arriva a capire, c'è un'altra sigla, probabilmente un'articolazione del Ministero dell'Interno o qualche altro ente statale che contribuiva a dare fondi o materiali alla colonia marina. Io faccio velocissimamente un passo indietro, in realtà le colonie marine sono state aiutate anche in tutta l'Italia, o da privati, o i comuni che se lo potevano permettere aiutavano anche sempre con materiali e finanziamenti queste colonie. Nel nostro caso ecco, sappiamo che la colonia dei patronati scolastici temporanea ha ricevuto degli aiuti dal Ministero dell'Interno, come si legge nella targa sopra la porta. Colonia temporanea, ecco, a livello nazionale esistevano infatti due tipologie, cioè o i bambini o rimanevano in queste colonie, ma sia marine e montane, il discorso vale per entrambi, rimanendo quindi per un periodo di più giorni, mattina, pomeriggio, sera, quindi dormivano anche lì. Io ho trovato una fotografia, non mi ricordo di quale posto d'Italia, dove ad esempio si vede tipo un camerone con i lettini, mi ricordo un po' le caserme militari. Tipo Ostello della Gioventù di una volta. Sì. Oppure c'è il bagno con tanti lavandini in fila, sì, con questi bambini. Mentre c'è quella, diciamo, temporanea, dove pernottavano probabilmente arrivavano la mattina e subito dopo pranzo andavano via. Poi abbiamo due fotografie, credo che facciamo vedere, due fotografie dove proprio si vede un gruppo di persone
all'esterno, cioè fuori il muretto esterno, dove ci sono tutti questi bambini con le allora insegnanti, altre persone. Io la cosa che farei, credo che possiamo dire che farebbe enormemente piacere, è se qualcuno riconosce delle persone, ad esempio dell'insegnante, oltre a mia madre, Liliana Barbuto, Zaia, Zino, varie persone, ecco, in varie occasioni abbiamo avuto modo, grazie ad alcune amici, di identificarle, ma solo posso dire una minima parte. Se qualcuno in queste fotografie ovviamente riconosce qualcuno, è una cosa che fa enormemente piacere, magari qualcosa di diciamo che lo lega. Lanceremo l'appello. Io, secondo me, sicuramente in tutto questo gruppo che si vede fuori la colonia ci sono persone che collaboravano a vario titolo, perché c'era anche la mensa, poi questo lo spiegheremo nella prossima fotografia. Quindi probabilmente c'erano persone addette alla mensa, persone che aiutavano, questi insegnanti, c'era anche qualcuno che si era, come ho detto prima, trufolato, perché a vario titolo stava a Vulcano, aveva insegnato alla scuola elementare, insegnava in quel periodo alla scuola elementare di Vulcano, anche se forse era un periodo di vacanza, probabilmente andava a dare un aiuto. Comunque, volendo un attimino divagare, se mi consentite, un ricordo di famiglia, da quello che mi raccontano, è anche il periodo in cui comincia a nascere un certo legame, flirt tra mio padre e mia madre, probabilmente per questo andava a trovare grande bella notizia. Trovava sempre un modo, un motivo per andare alla colonia marina dove c'era mia madre. Quindi in questa foto di gruppo abbiamo tutti questi bambini messi in fila con dietro tutte queste persone. In un'altra invece abbiamo le insegnanti, tra l'altro quelle che abbiamo, o persone che abbiamo dovuto riconoscere, quindi mia madre, Liliana Barbuto, Zino, Zaia, e poi in una i bambini sono divisi in due parti, un lato destro e un lato sinistro. E questa, diciamo, è all'esterno della colonia marina. Faccio un attimo un salto nel futuro e ritorno subito. Mi hanno detto, non vorrei errare, se ho capito bene, che in questi locali adesso ci dovrebbe essere la delegazione comunale, circoscrizione comunale, insomma, come si dice, del comune di Lipari a Vulcano. C'è un'altra bellissima fotografia, per me questa è una delle più belle, che conferma che questi bambini, essendo colonia temporanea, ma temporanea, pernottavano fino comunque sicuramente all'ora di pranzo, perché la fotografia dove sono seduti su quelle panche all'esterno, su questa tavolata, ed è bellissima per me, al di là di, ecco, per voi sono fotografie, ecco, voglio dire questo, sono fotografie del 1949, ma tranne due, di cui una la facciamo, poi ne parleremo, di una nitidezza. Cioè, sono bellissime, in realtà sono chiare, anche in questa qui, chiamiamola, di questa mensa all'aperto, secondo me, se qualcuno si riconosce o riconosce, perché proprio questi bambini si vedono proprio il volto, il viso, in un modo molto chiaro, si arriva a intravedere, non so, un piatto di pasta, in fondo, vicino a una di queste signorine insegnanti, c'è una torta, quindi, comunque, al di là della bellezza della fotografia, è una testimonianza che i bambini rimanevano quindi anche sicuramente fino all'ora di pranzo. Chiaro. Poi abbiamo la fotografia che è qui proprio, magari questa, ecco, fa il passo. Passare velocemente, Massimo. Allora abbiamo la fotografia della barca Sant'Antonio, perché probabilmente con questa barca loro arrivavano e tornavano a Lipari, quelli magari che venivano da Lipari. Anche in questa barca Sant'Antonio ci sono tante persone, magari ora qualcuno che non era strettamente legato alla colonia marina. Questa barca, tra l'altro, Sant'Antonio, viene riportata sempre in una biografia della Magnani, che siamo sempre nel 1949, ricordiamocelo, dove si dice che lei arriva con la nave, il piroscafo, Luigi Rizzo, allora da Milazzo, arriva a Lipari e poi, dopo un tempo relativamente breve, con la motobarca Sant'Antonio, con la sarta, la cameriera e il suo cane Micia, rientra, va a Vulcano.
Quindi probabilmente, sicuramente era questa stessa motobarca che noi vediamo qui con tutto il gruppo della colonia marina. Tra l'altro, questa motobarca io ho trovato anche un riferimento in un vecchio documentario sulle Isole Eolie a Stromboli. E poi che devo dire? L'ultima fotografia è quella fotografia che è un po' meno nitida, dove ci sono questo gruppo di insegnanti, e sono quelle che ho citato, Barbuto, Zino, Zaia, Rinuccia Mirabito. Con questi bambini un po' seduti, un po' sembra un po' una piramide, un albero di Natale, che effettivamente dà un senso di tenerezza. Poi si nota nelle varie fotografie che anche se hanno in due o tre occasioni degli abitini diversi, ma si vedono sempre una canottiera, una magliettina, un pantaloncino, insomma, diciamo. L'abbigliamento scarno Sì, un dell'epoca. abbigliamento scarno, e proprio in quest'ultima foto, insomma, a me mi dà proprio un senso di tenerezza, ma nello stesso tempo, però, insomma, fa capire effettivamente qual era tutto sommato il senso di questa colonia, proprio Chiaro. aiutare, assistere, quindi a dare un momento di svago, ad un momento di. Perché poi cosa facevano in realtà? Magari facevano dei compiti, avevano un momento ludico, ricreativo. Quindi era un momento di aiuto ai bambini e alle loro famiglie. Bene. Velocissimamente altre due Sì. cose al volo, proprio su Rinuccia Mirabito, anche lei di Canneto, mi viene da pensare, da dire questo. Quindi lei, giovane insegnante con mia madre a Vulcano nella colonia marina, poi farà invece quasi tutta la sua carriera scolastica praticamente parallelamente con mio padre, che si ritrovano insieme colleghi alla scuola elementare prima di Acquacalda e poi per tanti anni a Canneto. L'ultimissima fotografia e l'ultimissimo commento al volo è quella invece dove si vedono tutti i bimbi in fila alle sabbie nere. Già quella da un punto di vista paesaggistico è una fotografia stupenda, le sabbie nere del 1949, tutti questi bimbi in fila con le tre insegnanti, una in testa e due di lato. Cioè, per me quella, come dicevo, per un altro verso rispetto a quella della mensa, questa è la fotografia più bella di tutte. Cioè, io se un domani si dovesse fare un libro sulle colonie marine della Sicilia, sul libro delle colonie marine in Italia, questa secondo me veramente è da copertina. E Chiaro. penso che a questo punto, insomma, abbiamo detto tutto. Tutto, abbiamo parlato anche dell'albero di Natale umana. Sì. Benissimo. E anche oggi Massimo Restuccia ha dedicato una porzione della sua passione per le Eolie e per gli eoliani, quasi a dire per non dimenticare. Con Massimo Restuccia salutiamo gli ascoltatori e lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, e il webmaster Massimo Pagliaro. Alla prossima puntata, Massimo, sei Grazie, un arrivederci. grande. Saluta, Ciao, arrivederci. ciao.